A uomini e donne, da qualche giorno, non è passata inosservata l'assenza di Tina Cipollari, la vulcanica opinionista che con Gianni Sperti commenta le vicende del dating show di Canale 5. Quante puntate e perché lo storico volto di UED non ha preso parte ad alcune registrazioni? Il mistero è stato svelato da fanpage.it che è entrato in contatto con fonti vicine alla Cipollari che hanno spiegato la situazione. Innanzitutto i fan del programma timonato da Maria De Filippi possono stare tranquilli. Tina tornerà a breve. Probabilmente già la si vedrà in video il 26 maggio. Visto che ha saltato soltanto due registrazioni e quindi solo qualche puntata. In una registrazione vengono messe in cantiere più puntate. Ecco perché nelle messe in onda del programma Tina risulterà assente per quel che riguarda i motivi del forfè. Si è appreso che l'ex moglie di Chicco Nalli si è vista costretta a rinunciare alle due citate registrazioni per impegni personali. Non sono però stati rivelati i dettagli di tali impegni. Quel che è certo è che l'assenza sarà circoscritta a poche. Resta l'amaro in bocca di non aver visto la Cipollari commentare la situazione tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano, che proprio in questi giorni sono tornati a essere protagonisti assoluti del Trono Over. Le stilettate affilate di Tina sono mancate non poco al pubblico del programma. A breve si concluderà la stagione in corso dello show, che tornerà con nuove puntate a settembre. Come ogni anno, qualcuno ha sussurrato di un presunto addio di Gianni Sperti e Tina Cipollari. Cosa c'è di vero? Praticamente, salvo improbabili colpi di scena dell'ultima ora, i due opinionisti torneranno sulle poltrone del dating show anche nella stagione 2022-2023. Nessun dubbio. Come poc'anzi accennato, anche sulla riconferma della trasmissione nel palinsesto di Canale 5. Lo show Pure quest'anno ha ottenuto dati più che ottimi sul fronte share e ascolti. Maria De Filippi può dormire sonni tranquilla.